a poco stanno riaffiorando i bellissimi tesori che sono contenuti qui all'interno di Palazzo Perticari. Ci troviamo nel pieno centro storico. In questa occasione oggi abbiamo svelato, anzi, il patron di Xanitalia, Franco Signoretti, colui che sta portando avanti i lavori di restauro di questo importante palazzo, ci ha mostrato questo portale molto antico in stile Liberty. E in questo portale tantissimi anni fa c'era una barbieria. Oltre a questo, chiaramente andremo a visitare anche alcune stanze all'interno di questo prestigioso palazzo. Questo era un negozio di un barbiere famosissimo degli anni 20, il quale era un punto di riferimento per la Pesaro Bene, che veniva qua a fare le acconciature. E lui poi ha immaginato di arricchire il suo negozio con questa, io dico, meraviglioso portale in stile Liberty, fatto tutto in modo artigianale da un professore di Fano. E quindi io credo che siano due generazioni di persone nate senza averlo mai visto, quindi, perché sono più di 40 anni, quindi immaginiamo già due generazioni di persone che si fermeranno a chiedere: ma cos'è questa cosa? In effetti una cosa che ormai ha più di 100 anni e quindi rivive così nella sua bellezza e nella sua naturalezza, così come all'epoca era stata pensata e realizzata. Qui era stata anche ultimamente la sede del motoclub, c'erano sale biliardi e la proprietà era del comune, il quale ovviamente l'aveva destinato a una fruizione diversa da quella che era concepita inizialmente come abitativa. E la famiglia Perticari, una famiglia nobile che è venuta a Pesaro alla fine del Settecento e si era qua un po' radicata sul territorio, ed è una famiglia importante che si dedicava alla vita anche culturale della città. E oggi noi abbiamo riscoperto un po' così come il palazzo era stato realizzato all'epoca, e andando a rimuovere tutti quelli che sono stati gli interventi che nei due secoli che sono passati sono stati fatti, come le chiusure, le modificazioni anche interne, e credo che sia rivenuto fuori tutta quella che era l'architettura iniziale e anche tutto l'impianto pittorico che decora tutte le varie stanze. Entro circa la fine dell'anno i lavori probabilmente finiranno, saranno completati, e poi quale sarà il contenuto di questo importante palazzo? Che cosa prevedete? Allora, il palazzo io l'ho concepito perché, essendo un collezionista, nel corso di 40 anni ho messo insieme una collezione di quadri e allora mi sembrava giusto dargli una collocazione. E quindi questo qui diventerà il contenitore di questa pinacoteca personale di opere che appartengono a autori del territorio che sono vissuti negli anni dal 500 al 700. Quindi c'è una raccolta di pittori magari non importantissimi a livello così generale, ma importanti sicuramente per il nostro territorio. Ci troviamo con la ditta che sta portando avanti i lavori di restauro, siamo in questo caso con la titolare. Allora, innanzitutto, a che punto siamo con queste meraviglie che stanno riaffiorando qui a Palazzo Perticari? Ma diciamo che siamo a buon punto, pensiamo che per l'anno riusciamo a portare a termine tutti i restauri, sia dei soffitti che delle parti lapide, delle facciate che tra l'altro abbiamo quasi ultimato. Esattamente quando è che avete iniziato i lavori? Allora, ho iniziato con i primi saggi per andare a esplorare se sotto le tinteggiature, perché questi affreschi erano tutti ridipinti, nel 2015-2016. Abbiamo fatto tutti i saggi, quindi abbiamo visto quali erano le stanze interessate dalle decorazioni pittoriche, dopodiché c'è stato tutto il lavoro strutturale fatto dall'impresa edile, e per cui noi ci siamo un attimo fermati, abbiamo fatto i preconsolidamenti, poi abbiamo lasciato che loro facessero il loro lavoro di ristrutturazione a livello strutturale, e dopodiché abbiamo ripreso verso il 2017. In maniera stabile, andando appunto a scoprire tutti i soffitti, pulendoli, facendo i consolidamenti degli intonaci e il restauro pittorico. Diciamo che mi sono occupato di questo palazzo perché
sono chiamato da Signoretti, il proprietario, e devo dire che è stata una sorpresa vedere un palazzo di questo tipo in centro di Pesaro con queste caratteristiche e tutti questi aspetti peculiari che abbiamo scoperto strada facendo. Abbiamo iniziato a impostare la progettazione attorno al 2014, i lavori li abbiamo iniziati nel 2015, oggi 2021 stanno volgendo al termine, ma ancora ci sono molti dettagli da curare. Gli interventi che sono stati effettuati chiaramente sono soprattutto i consolidamenti, perché è stato messo in sicurezza l'intero complesso, sono state rifatte le distribuzioni nell'ambito della ricomposizione originaria di quella che era il palazzo, quindi sono state recuperate tutte le stanze nella loro integrità. Un intervento di questo tipo così approfondito e in ogni suo aspetto lo si deve soprattutto ad un committente, direi, illuminato, perché è difficile entrare così in profondità nella materia sostenendo dei costi elevati, perché questo è un restauro che Signoretti ha voluto che si facesse in ogni dettaglio, che si curasse ogni dettaglio, che si recuperasse ogni aspetto della storia dell'edificio. Quindi non sempre si incontrano committenti che interessati al restauro, dove si fa del restauro in linea generale, quello che conosciamo tutti, ma qui siamo andati oltre, siamo andati proprio in un ambito dove il committente si rispecchia nel rivalorizzare questi che sono gli aspetti e la storia, una parte di storia di Pesaro.